L'intervento si colloca comunque nel quadro di una giornata che vuole avere uno sguardo internazionale ai problemi. Abbiamo scelto l'Europa, credo perché è il nostro contesto più immediato e anche perché non tutti lo apprezzano ed è particolarmente contestato. Allora, anche negli incontri nazionali abbiamo detto che la nostra è un'organizzazione ecosocialista e quindi è in questo senso che comunque noi ci collochiamo su questo tema, perché come vedremo anche rispetto all'Europa la giustizia economica e la giustizia climatica non possono essere disgiunte e particolarmente in Europa non lo sono. A giugno 2018 è stata diffusa da Reuters UK una bozza del sesto rapporto dell'IPCC. L'IPCC è l'organismo intergovernativo che segue le questioni climatiche da un po' di anni. In questo sesto rapporto, che si chiama temperatura media globale a più 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali già nel 2040. Questo dice il rapporto nel suo titolo. Dice: se il mondo continuerà ad emettere CO2 ai ritmi attuali, non soltanto non si riusciranno a centrare gli obiettivi fissati dalla comunità internazionale nell'accordo di Parigi, ma già nel 2040 la temperatura media sulla superficie di oceani e terre emerse risulterà di 1,5 gradi in più rispetto a quella dell'epoca preindustriale. Quindi loro dicono dobbiamo spingere sulle energie rinnovabili come il vento, il solare e l'idroelettrico, che dovrebbero arrivare al 60% per stare al di sotto di questo 1,5 grado, mentre l'energia da fonti fossili dovrebbe ridursi di 2/3. Questo è quello che dice l'IPCC, i cui primi rapporti erano stati contestati e che adesso quantomeno vede coloro che dicono che in realtà sono tutte panzane, vede questa, diciamo, questa schiera ridursi in maniera significativa. Questa è, diciamo, la premessa. Allora, detta questa premessa, come dicevo, noi operiamo in Europa e per diverse ragioni l'Unione Europea da molti anni ha una forte attenzione ai temi ambientali. Io credo che la principale ragione sia da ricercare nel forte movimento dei Verdi degli anni Ottanta, particolarmente tedesco e comunque di Oltralpe, in cui non si può non ricordare Alex Langer e la sua proposta di Europa delle regioni. E questo movimento dei Verdi, che in Italia ha avuto tutta un'altra storia su cui non mi soffermo, insieme ad altri soggetti che hanno fortemente premuto su questo, non ultimo io direi gli organismi protestanti, che in Italia sono una cosa microscopica ma all'estero hanno un certo peso. Vorrei ricordare che il Consiglio Ecumenico delle Chiese è nato nel 48 esattamente come l'ONU, praticamente con persone amiche, simili, quindi con ampie sovrapposizioni. Comunque sta di fatto che l'Unione Europea ha uno degli standard di qualità ambientale tra i più elevati al mondo. E le politiche ambientali della legislazione europea tutelano gli habitat naturali, mantengono pulita l'acqua e l'aria, garantiscono un adeguato smaltimento dei rifiuti, migliorano la conoscenza delle energie, delle sostanze tossiche e sostengono la transizione delle imprese verso un'economia sostenibile.
Il meccanismo adottato è questo meccanismo delle quote di emissione, quindi una mercificazione dell'inquinamento, il che, voglio dire, inficia anche molti aspetti di quello che sto dicendo, ma sta di fatto che il percorso prosegue e in qualche maniera l'Unione Europea ha fatto anche all'interno degli incontri dell'ONU sulle conferenze delle parti per il cambiamento climatico, ha fatto della dimensione ambientale un suo elemento caratteristico. La politica ambientale dell'Unione Europea si basa sugli articoli 11 e 121-123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e in base all'articolo 121 la lotta dei cambiamenti climatici è un obiettivo esplicito della politica ambientale. Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo generale per l'Unione Europea. E ci sono una serie di trattati che appunto riguardano gli argomenti che dicevo prima, la lotta ai cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, i rifiuti, l'inquinamento atmosferico, le acque, la biodiversità, il suolo, l'inquinamento acustico e avanti di questo seguito. Questa, è una situazione che comunque è almeno di contesto. Possiamo anche dire che gli obiettivi che sono stati definiti a Parigi nel 2015 alla COP21 sono obiettivi fortemente voluti dall'Europa, che questi obiettivi si inseriscono nel piano 20-20-20 dell'Unione Europea, meno 20% emissioni di gas serra, più 20 di energie rinnovabili, più 20 di efficienza energetica, e vanno anche ad ampliarli, perché a giugno del 2018 è stato fatto un incontro della Commissione Europea che sposta al 40, addirittura al 45% al 2030 le emissioni di gas serra, porta al 32% le rinnovabili e porta al 27% l'efficienza energetica. E ci sono paesi che lavorano decisamente in questa direzione. Quindi questi sono i dati di contesto. Succede che questi dati, queste direttive, hanno prodotto il fatto che nel 2016, anche per merito non solo dell'Unione Europea, ma anche della Cina e di altri paesi che sono fortemente emissori, per il terzo anno consecutivo, le emissioni mondiali e la produzione di gas serra non sono aumentate. La capacità di generazione elettrica da rinnovabili è raddoppiata nei primi 15 anni di questo secolo e il progresso dell'economia verde, che è un indicatore dell'UNEP, dell'ONU, vede il 79% dei paesi in avanzamento e il 21% in stallo, tra cui la Cina. Quindi sostanzialmente stiamo andando avanti e il 30 maggio 2018 la direttiva 2018-851 ha modificato la direttiva quadro del 2008 nell'ambito dell'economia circolare. Scusate, ma quando si parla di Unione Europea si parla di persone che formulano trattati, regole, perché su questo è un modo di lavorare che viene gradito nel nord Europa. Che cosa succede in questo quadro? Succede che quando noi scendiamo all'Italia abbiamo delle difficoltà. Abbiamo delle difficoltà perché in Italia il movimento ambientalista ha una sua storia che è diversa da quella di altri paesi, perché le principali associazioni ambientaliste, quelle con i nomi più blasonati, hanno fatto sostanzialmente degli accordi con le industrie, si sono fatti anche sponsorizzare dalle industrie e quindi su alcuni elementi chiave, quali possono essere, per farne un esempio soltanto, la gestione dei rifiuti, hanno
sostanzialmente ceduto. Vorrei dire che l'Unione Europea in questo ha configurato un modello di sviluppo, perché cercando di recepire con mille contraddizioni quello che era stato detto a Rio de Janeiro 1992, cioè che si andava verso uno sviluppo sostenibile. L'Italia è invece in una situazione sul piano energetico, perché in realtà il nuovo modello di sviluppo si basa sulla rivoluzione energetica, perché questo è quello che bisogna fare. L'Italia punta contemporaneamente, e difatti non mi risulta che abbia ancora firmato l'accordo di Parigi 2015, l'Italia punta ad essere la centrale, come si usa dire, il hub del gas, per mille ragioni, perché ha una storia legata all'ENI, perché comunque e per i suoi rapporti politico-geostrategici con il Nord Africa. Quindi l'Italia ha questa grossa ambiguità. Voi sapete che il Sud Italia è distrutto da questa politica energetica. Voi sapete che la Basilicata è il principale bacino acquifero per il Sud Italia, e in Basilicata la trivellazione sta minacciando parti già di questo bacino acquifero che si trova vicino al Pollino, perché lì c'è l'ENI che estrae petrolio, che viene raffinato anche a Taranto, dove non c'è soltanto l'Ilva come in genere si tende a dimenticare, perché adesso nel Salento dovrebbe arrivare la TAP, che è il gasdotto che arriva dalla Grecia. Voi avete visto che in Grecia c'è stato appena adesso nella Macedonia degli attivisti sono stati inquisiti per aver fermato i lavori della Bonatti, ditta italiana di Parma, che ha l'appalto della TAP. Quindi più le trivellazioni di cui abbiamo parlato quando è stata occasione del referendum, per non andare nel Novarese, dove c'è ci sono trivellazioni. Vado Ligure, di cui parlava prima Gigi, non è un caso, perché Vado Ligure è da tanti anni uno dei punti nevralgici rispetto anche al dal punto di vista energetico, perché appunto di approvvigionamento, quindi probabilmente non è un caso che sia lì, è già infrastrutturato. Quindi la situazione è pesante, perché del Sud Italia intanto non si parla mai rispetto a questa vicenda e di quanto il Sud Italia soffra per questa vicenda. E per non parlare appunto della Sicilia e tutti i danni che ha avuto la Sicilia, la base di Gela, ma non soltanto Gela, cioè le politiche rispetto alle energie fossili in Italia, a parte Trieste o altri posti, che anche quello che quasi uno non sa dov'è sulla carta geografica, ma il Sud Italia è stato pesantemente infrastrutturato per la raffinazione, per far arrivare in tutti i modi, e continua a pagare i danni di un modello di sviluppo sbagliato e distruttivo. In questa situazione, quindi, nei fatti l'Italia continua ad avere una politica ambientale che è contraria sostanzialmente e che ignora le direttive europee. L'Italia è riuscita a fare una direttiva sulle rinnovabili, in cui è riuscita a inserire la clausola delle assimilate alle rinnovabili, per cui il signor Moratti, che ricicla il petrolio e dispone di inceneritori, è in grado di far passare questi materiali come rinnovabili, e questo riusciamo soltanto noi a farlo. E quindi l'Italia
ignora le direttive europee, si fa prendere a calci per realizzarle. Vorrei ricordare che dal 2014 noi paghiamo 40 milioni all'anno per aver violato la normativa ambientale, 40 milioni che ovviamente finiscono nelle nostre bollette, perché sicuramente non le pagano i vari ministri di turno, e questo non interessa a nessuno quando si parla di debito. Noi abbiamo 3.200 agglomerati urbani soggetti a procedimenti di infrazione perché non trattano correttamente le acque reflue. Voi capite che sono 8.000 comuni in Italia, 3.200 hanno questo problema, non so se noi ci rendiamo conto. E abbiamo 66.630 morti premature attribuibili alle concentrazioni di particolato fine, 3.380 alle concentrazioni di ozono e 21.040 alle concentrazioni di biossido di azoto, quindi praticamente un'ecatombe che tra l'altro pesa sulla sanità pubblica, che non interessa a nessuno. Quindi noi siamo sostanzialmente un paese drammaticamente sordo, drammaticamente recalcitrante e drammaticamente legato alle politiche dell'ENI, perché poi tutto questo ha soltanto un nome, si chiama ENI, di cui i giornali non parlano mai perché sull'ENI c'è sostanzialmente un velo, e poi abbiamo tutti i nostri interessi geopolitici legati diciamo alla NATO e a tutte le vicende che portano poi i nostri eserciti in Medio Oriente. Devo dire che tutte le volte che io lascio l'Italia per andare verso il Nord Europa non capisco immediatamente perché si parli di Europa a due velocità. Non ho nessun dubbio quando lascio l'Italia e parlo con amici diciamo europei della nostra situazione. Quello che noi possiamo fare, secondo me, è in qualche maniera cercare di stare dentro questo dibattito e dire anche quali sono i limiti delle politiche europee, perché le politiche europee quello che cercano di fare è in qualche maniera spingere l'industria, perché l'unica che può fare questo è spingere l'industria a diciamo a rinnovarsi. L'industria lo sta facendo non sostanzialmente non nei tempi necessari, ma lo sta facendo. Anche la Cina ha un piano di attenzione ai temi ambientali. Quello di cui ne abbiamo bisogno è sostanzialmente un ecosocialismo, che significa riprendere in mano la produzione per fare in modo che questa produzione per davvero attui delle innovazioni di processo e delle innovazioni di prodotto che portino a non produrre rifiuti, perché quello che noi stiamo, che il problema è che noi dell'Occidente non è tanto quanto consumiamo, ma quanti rifiuti produciamo, perché non è quello che noi mettiamo nel piatto, a parte il discorso della carne su cui si può fare, su cui apro e chiudo parentesi. Sono sostanzialmente gli sprechi e la montagna di rifiuti che noi produciamo a monte e a valle di quello che mettiamo nel piatto. Quindi questo non per dire che l'Europa è un posto meraviglioso, però io personalmente penso che lo sia, penso che sia il posto più bello al mondo in cui vivere, soprattutto il Mediterraneo. Però io credo che ci sia, che noi abbiamo un nostro ruolo, perché noi non dobbiamo mettere insieme gli interessi dell'accumulazione capitalista per realizzare alcuni passaggi che sono indispensabili. In questo momento noi sottovalutiamo un nostro alleato, che dovrebbe essere un nostro alleato, che è l'ONU, che io so che è molto maltrattato, so che è in mano agli Stati Uniti, non è che queste cose mi sfuggano, però io credo che se dalla Seconda Guerra Mondiale sono stati creati degli organismi multilaterali,
questo aveva una sua ragione d'essere. E il fatto che dagli organismi multilaterali si stia arrivati agli accordi bilaterali e adesso si arriva all'unilateralismo di Trump, io credo che questo anche abbia un significato, e credo che il multilateralismo sia la cosa più vicina al nostro internazionalismo in campo, in ambito riformista capitalista. E credo che se noi teniamo presente e noi facessimo vivere le carte dei diritti che sono state uscite da questi organismi, così come dal BIT, che il prossimo anno compie 100 anni, che diceva nel 1919 delle cose che sono attuali oggi, purtroppo, io credo che questo ci rafforzerebbe invece di denigrarli. Non dobbiamo mai perdere di vista la nostra dimensione internazionale e uno sguardo internazionale, anche perché questo, perché il nostro modello di sviluppo sostenibile rende sostenibile anche, diciamo, anche altri comportamenti. Grazie.